siamo ad Andorno e parliamo dell'argomento caldo di questo periodo, il pirogassificatore. Renato Sella, lei è contrario o favorevole alla costruzione di questo pirogassificatore? Ma io faccio parte, premetto che faccio parte del comitato No Piro di Andorno, per cui la mia idea è ben chiara, cioè sono contrario. Però non ero contrario inizialmente, sono diventato contrario un po' per le, vogliamo chiamarle bugie, in modo, in termini molto blando, che hanno raccontato all'inizio sui boschi, sulla legna a chilometro zero, sulla mancata nocività. Dopodiché mi sono informato un pochettino, e basta informarsi anche solo superficialmente, andando su internet a vedere, per vedere che cos'è un pirogassificatore e come funziona, e cambiare radicalmente opinione. Si parla anche di valutazione dell'impatto sanitario. Se comunque risultasse negativo, cioè l'impatto sanitario dice no, non è dannoso. Come fanno a dire che risulta negativo quando decine e decine di dottori dicono il contrario? Non so, non penso che... Io non sono in grado di giudicare se sia positivo o negativo l'impatto sulla salute, ma se decine e decine di medici mi dicono che lo è, io credo a loro, non credo a quell'unico, quei due che dicono che non è vero. Cioè, lei teme che possa essere dannoso per la sua salute? Chi dice di sì, chi dice di no? Non ci fanno capire niente. Io non so come sia stamattina, non so, io so solo una cosa, che si possono cercare 100 sostanze quando si fanno i cosiddetti controlli. Se ne cercano 100, la 101 non la cerchi e può essere la più importante. Tutto lì. Io so soltanto che i controlli purtroppo hanno dei limiti. Di lì possono uscire un milione di sostanze, ne controlla 100 e ne restano un sacco non controllati. No. Perché? Perché non sono d'accordo, perché penso che tutto quello che fa fumo sia un po'. Poi bisogna poi vedere, può darsi anche che mi sbaglio. Ma come fai te? Ma lei crede a quanto è stato già detto dalla commissione, che in realtà non c'è nessun pericolo riguardo? Allora, io ho valutato quello che ho dato prima. Per me è l'unico che ha parlato un po' bene, con dati buoni, sono andato tutto piano. Ce ne sono pericoli, c'è a Udine e altro posto, ce ne sono due a Udine se non sbaglio, e c'è l'ARPA che fa il controllo dei fumi, zio è assessore San Paolo Cervo, Biella, sono in valle, ha fatto tutti gli accertamenti del caso. Oggi casualmente l'ho incontrato e abbiamo parlato, così si può sapere cosa ne diceva, cosa ne pensava. Mi ha detto che... è lui che infatti mi ha detto queste cose di Udine e via dicendo. Mi ha detto che è tutto più che in regola. Lei vede positivamente il pirogassificatore? Sì, io sì. Anche perché si parte dal presupposto che ci sono comunque tanti posti di lavoro, a prescindere da tutto. Poi oltre a quello ci sono i vari, mi spiegava che sono i vari filtri, le varie cose, per cui è stato conclamato che emissioni pari allo zero, inquina di più un QTG che quello. È meglio che non lo fanno qua, perché se no ci inquinano, già qua in un piccolo paesino di montagna eccetera eccetera, ci mettono sto pirograficatore qui come si chiama, ci rovinano tutto, no? Un bel ambiente come Andorno, pieno di piante, pieno di aria, spira una buona aria, ti mette su come si chiama? Pirogassificatore. Pirogassificatore, cosa facciamo qua? Vogliamo un paesino. Io penso così, poi magari mi sbaglio. Lei era presente alla riunione del 14 marzo? Com'è? Alla riunione del 14 marzo. Sì.
E lei che cosa pensa di quello che hanno detto i tecnici che vogliono costruire il pirogassificatore? Sai cos'è? Che in materia io sono anche un po' ignorante, diciamo, quindi quello che abbiano potuto dire loro magari sono cose vere, magari no. Magari è opposto, non si dà del lavoro perché no, tanto ormai il mondo è tutto inquinato, no? Quindi stare dietro una macchina che puzza di gas a non finire, o stare dietro un cammino che ti inquina l'ambiente senza darti del profitto, tanto vale che abbiamo un posto di lavoro. E almeno qualcuno c'ha un lavoro da poter andare avanti, visto che in Italia ce n'è tanto, no, di lavoro. Tanto è vero che vanno adesso perché non sanno più dove andare in Italia. Dico, ah, c'è un posto adesso, c'è chi va da qui. Quindi. Piero Pozzoli fa. Lei è favorevole alla costruzione di questo pirogassificatore? Sì e no. Perché? Perché non è stato spiegato sì, o no. Bene di preciso cosa può portare conseguenze all'ambiente o non ambiente, diciamo, perché se c'è la truffa sotto solita non va bene, altrimenti potrebbe anche andare bene.